Ciao a tutti e bentornati alla Forgia degli Angeli. Nella scorsa puntata siamo rimasti con l'esplosione di Cadia e con Belisarius Cole e il suo misterioso artefatto. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre a conoscenza di varie ed eventuali esplosioni warp nella galassia. Dicevamo che Cole era in possesso di un misterioso artefatto, tipo il pacchetto azionario del conte, e che doveva portarlo ad Ultramar. Però, guardando la mappa, Ultramar non era di certo dietro l'angolo e l'allargamento della Cicatrix Maledictum con tempeste warp annesse non facilitava le cose. Quindi Cole si chiese: come ci arriviamo a Ultramar? Non ci arriviamo. Fine della storia. E invece no. A questo punto della storia bisogna introdurre Yvraine. Si tratta di una degli Eldari, ex gladiatrice tra i Dracari, che venne scelta da Inned, il dio della morte Eldar, come sua profetessa subito dopo essere morta nell'arena. Spieghiamolo. Inned, il dio dei morti, è l'unica speranza per gli Eldari di sconfiggere Slaanesh. Da questo momento, Yvraine e i suoi seguaci, sempre di più, vagavano per i vari arcamondi in cerca di manufatti capaci di risvegliare il dio del tutto. Questo gruppo, composto da Eldar di Craftworks, Arlecchini, addirittura Dracari e anche da Ciuchino, decise di farsi chiamare Innari. Dopo numerose peripezie, che se volete possiamo approfondire in un apposito video, Yvraine si trovò a salvare Santa Celestina durante i fatti della caduta di Cadia. Come ha fatto ad arrivare qui? Se lo stanno chiedendo tutti in sala. Si alleò con l'adepta Sororitas e aiutò lei e Cole ad arrivare in fretta ad Ultramar con l'artefatto segreto, passando all'interno della rete Eldar. Guarda un po' Belisarius Cole, che culo. Ora, questa alleanza fra Xeno e Imperiali, raccontata in questo modo, sembra una cosa semplice. Non è di certo facile per un umano fidarsi di un alieno, tanto più se si tratta di un Eldar. Ma, vista la situazione critica, avevano già accettato l'aiuto di Arlecchini e Necron, quindi ma sì. Perché no? La nuova coalizione che viaggiò nella rete era composta quindi da Yvraine e gli Innari, Santa Celestina e l'Adepta Sororitas, il maresciallo Amalric e i suoi Templari Neri, l'inquisitrice Greyfax e Belisarius Cole. Durante il viaggio, Cole riuscì anche a liberare Greyfax dal controllo mentale di Thrazin. Scusa Thrazin. Arrivati a Ultramar, dall'altra parte della galassia, trovarono il sistema in guerra con gli Space Marine del Caos, così per non farci mancare niente. Chiesero quindi udienza al Lord di Ultramar. Marneus Kalgar, il maestro capitolare degli Ultramarine, accettò. Vennero accolti da lui, da Hageman, capitano della prima compagnia, dal maestro bibliotecario Tigurius e dal gran maestro Voldus dei Cavalieri Grigi. Kalgar, però, chiarì subito di non aver preso nessun accordo con Cole, anzi di non conoscerlo affatto. Non ho mai visto questa lattina in vita mia, sembra aver dichiarato. Cole, a questo punto, chiarì il misunderstanding. Aveva chiesto udienza al vero Lord di Ultramar. Robot Gilliman, primarca degli Ultramarine, figlio dell'imperatore in persona. Il problema è che Gilliman, se ricordate bene, giaceva in stasi da 10.000 anni tra la vita e la morte sotto McCreg. Di fronte a una richiesta del genere, immaginate la reazione. Si arrivò anche ad imbracciare le armi senza però esplodere un colpo. Per poco. Fu grazie a Tigurius, che con i suoi poteri aveva avuto una sorta di visione, che Kalgar fu convinto ad acconsentire. Con una scorta molto armata, formata anche da Kalgar stesso, da Tigurius e da Voldus, accedettero quindi al santuario. Il campo di stasi che teneva in vita Gilliman era ovviamente acceso, e Cole rivelò la natura del suo artefatto. Una nuova e potente armatura da donare al Primarca, capace di curare anche le ferite più gravi. Tra la gioia di tutti, però, Yvraine rivelò un piccolo dettaglio, cioè la seconda parte della missione. Per poter salvare Gilliman con i suoi poteri, il Primarca doveva prima morire. Non ho proprio che capito che hai detto! Kalgar non la prese benissimo. Tutti ripresero in mano le armi, pronti allo scontro, ma vennero interrotti da dei Raptor del Caos che fecero irruzione nel santuario, tanto per rovinare ancora di più la giornata al maestro capitolare. Yvraine, approfittando della confusione, attraversò il campo di stasi per completare l'opera. Kalgar gridò a Tigurius di fermarla, tipo Aragorn a Legolas nel fosso di Helm, ma il bibliotecario disubbidì, dicendo che era il volere dell'imperatore. Immaginate le bestemmie del Gran Maestro. Che giornata per Kalgar. E, invece, Tigurius aveva ragione. Gilliman rinacque. E, una volta in piedi, il silenzio calò nel santuario. Il Primarca capì subito la gravità della situazione e si lanciò alla carica, distruggendo le unità nemiche. Il Lord di Ultramar era tornato. La risonanza della sua rinascita venne percepita anche dagli dei del Caos e, in tutta la galassia, iniziarono a scatenarsi delle potentissime tempeste warp. Una volta stabilizzata la situazione nel sistema di Ultramar, Gilliman iniziò a chiedere informazioni sugli ultimi 10.000 anni di storia. Oh, bella raga, che mi sono perso. L'umanità superstiziosa e ignorante, l'imperatore venerato come una divinità, guerra ad ogni angolo e tutte cose. Il Primarca decise quindi di prendere in mano la situazione e portare l'umanità ad un nuovo livello. Un vero pellegrinaggio si
creò verso Ultramar, capitoli interi di Space Marine accorsero a vedere il figlio dell'imperatore, unico primarca lealista attualmente in circolazione. Le forze del Caos non tardarono a fare la propria mossa, ovviamente. Fulgrim tentò il fratello, innestando nella sua mente sogni di gloria e grandezza, ma venne fermato dalla sua incorruttibilità. Nargol, d'altra parte, contagiava le guardie dei pianeti vicini con una malattia che solo il Primarca poteva curare, facendoli poi ammalare di nuovo dopo il suo passaggio. Gilliman capì che il piano delle forze oscure era tenerlo nei pressi di Ultramar, per puntare a loro volta la Terra. Quindi partì di corsa per la capitale imperiale. Anche per oggi ci fermiamo qui. Piaciuto il video? Se sì, lasciate un like e commentate, altrimenti Marneus Khalgar potrebbe sfogare la sua frustrazione su di voi. Ciao e al prossimo video.